E continuiamo con questo lungo viaggio nelle storie legate al coronavirus. Stiamo facendo questi viaggi virtuali dal nord al sud dell'Italia, partendo dal nostro Sannio. Oggi incontriamo un medico originario di Bucciano, in provincia di Benevento, è la dottoressa Milena Iuliano, che è in collegamento Skype dalla provincia di Bergamo, giusto? Sì. Da Seriate, Bergamo. Seriate, Bergamo. Allora, Milena, ti do del tu perché sei giovanissima, sei un giovane medico. Sì. Che vita, insomma, stai vivendo? Che cosa stai vedendo lì a Bergamo? Un bel banco di prova, tra l'altro, perché sei giovane medico, quindi laureata dal 2018. Da sì. Quanto tempo sei su? Allora, sono qui da novembre, sono salita a Bergamo dalla Toscana, dove ho fatto un'altra esperienza lavorativa dopo la laurea, e sono venuta qui perché sapevo che all'ospedale di Seriate cercavano dei giovani medici per darmi una formazione sul campo, e con contratto da liberi professionisti, visto che comunque in specializzazione non avevamo più di tante possibilità per entrare. E niente, mi sono trovata in questa farmacia a fine febbraio e è stata una dura esperienza. Avevamo veramente pochi mezzi per affrontarla, però devo dire che noi giovani ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo trasformato un pronto soccorso in un reparto in meno di 24 ore e ricevevamo più di 50 ambulanze al giorno, diciamo ambulanze e pazienti che si presentavano da soli nel periodo di picco. Quindi ci siamo ritrovate forse centinaia di persone da assistere, col fatto che comunque in temporanea avevamo tanti decessi, nonostante provassimo a fare di tutto. E infatti il personale sanitario è provato per questo, perché in un giorno vedere 15 decessi non è una cosa normale per noi. È stata dura da affrontare. Ora siamo nel periodo in cui ci stiamo risollevando, perché iniziano a diminuire i contagi e quindi siamo anche noi emotivamente più carichi, però comunque ci aspetterà un periodo di down di nuovo, perché quello che abbiamo visto e affrontato è stato comunque duro da sopportare. Quindi si prova un sentimento di sconfitta nel momento in cui voi medici siete lì pronti per aiutare le persone, date insomma tutto sì, per voi stessi. Poi noi siamo lì per curare le persone e nel momento in cui non ci riesci è frustrante. Ed è frustrante anche sapere che un paziente sta morendo e lui non lo sa, o comunque avvisare i parenti delle condizioni critiche che magari non risponde più a nessuna terapia, è tutto molto tragico e triste. E nello stesso momento però la morte di un paziente ti libera posto o i device che ti servono per curarne un altro. Questa è una cosa triste, perché purtroppo abbiamo veramente avuto poche armi con cui combattere questa guerra. E questo... il risultato comunque sembra che si stia vedendo, anche se abbiamo perso molte persone. Quando si è nella piena emergenza forse non si ha il tempo per riflettere, no, quello che sta succedendo, perché si va come delle macchine da guerra, sì. Bisogna essere lucidi, però a livello psicologico siete comunque prima di tutto degli esseri umani. Sì, durante il turno di lavoro... si sente molto l'adrenalina nel dover prendere il paziente, aiutarlo, gestirlo, iniziare a farlo respirare bene. Però finivamo il turno che eravamo moralmente e fisicamente stremati, perché una continua corsa contro il tempo. Siete seguiti anche da psicologi, insomma da colleghi che vi danno un supporto anche psicologico? Allora, la nostra azienda, l'azienda per cui sto lavorando, ha messo a disposizione un servizio psicologico gratis per noi operatori sanitari, sì. E quindi vedremo se ne avremo bisogno, comunque siamo supportati. No, non ci stanno facendo mancare nulla e siamo contenti comunque del risultato, di quello che siamo riusciti a fare.
Ovviamente non c'è questo divario nord-sud, siete medici e basta, tu dal sud sei No, andata no, su, cioè. assolutamente. Non, io sono stata considerata un medico come tutti gli altri, fondamentale come tutti gli altri, così come gli infermieri, come tutto il personale sanitario. E in questa emergenza, sinceramente, non si è sentito questo, si è sentito soltanto di essere delle persone di cui tutti avevano bisogno e noi abbiamo fatto il nostro dovere. Allora, siete stati definiti eroi. A qualcuno questa parola non piace, a qualcuno magari sì, perché no? Tu che cosa ne pensi? No, a me non piace perché diciamo che non siamo eroi, siamo persone che fanno il lavoro per cui hanno studiato e che hanno tanto desiderato. Forse le persone se ne rendono conto adesso del lavoro che facciamo, però noi l'abbiamo sempre fatto. Quindi, insomma, tenendo fede al giuramento di Ippocrate, no? Secondo scienza e coscienza andate avanti, è Certo, questo che vi muove. noi facciamo il nostro dovere. Mi dispiace se a volte non riusciamo ad accontentare i pazienti. Ora non mi riferisco a questo periodo storico, ma in altri momenti alle lamentele, ricevute e non ricevute, però comunque noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Milena, tu praticamente sei appunto in prima linea come tanti tuoi colleghi o come anche gli infermieri che vi supportano e ci vuole tanto coraggio, penso sia una delle prime cose per un medico, no? Ma tu, c'è stato un momento in cui hai avuto paura? Allora, all'inizio sì, quando c'è stato il primo contagio ad Alzano, che chiusero il pronto soccorso e ci chiamarono a Seriate, che era successa questa cosa, allora lì abbiamo iniziato a capire che questa cosa era reale, era davanti ai nostri occhi. E lì abbiamo avuto paura per noi. Però poi è una cosa che durante il tuo lavoro metti da parte, infatti è proprio questa la difficoltà del proteggersi, che quando sei in turno, anche se sei protetta, comunque non hai sempre la concentrazione di proteggerti perché ti occupi più di altro e quindi magari hai il rischio di infettarti maggiormente, però non ci pensi in quel momento, pensi ad altre cose, pensi a fare del tuo meglio per il paziente. Altrimenti stai a casa. Com'è la situazione in ospedale tra i tuoi colleghi? C'è stato qualcuno che è stato contagiato, insomma, tra le persone a te vicine? Sì, molti colleghi sono stati contagiati, anche infermieri, OS, sì, alcuni stanno rientrando perché hanno superato la malattia, poi purtroppo abbiamo avuto il decesso del nostro medico del lavoro e ci sono stati casi, sì, di medici dell'ospedale che sono stati ricoverati in condizioni gravi, però la maggior parte del nostro staff, chiamiamola così, sta rientrando dopo aver superato il virus. Ma i contagi tra voi medici, infermieri, perché succede secondo te? Perché mancano le misure di sicurezza, insomma, i dispositivi individuali non sono a No, io non norma? direi questo. Io penso che capita o per una distrazione o perché questo virus effettivamente è più infettivo di quanto si pensi, o anche perché probabilmente non avvengono in ospedale questi contagi. Però io non, mi sono sempre sentita abbastanza protetta nel mio ambiente di lavoro. Ripeto, il contagio per me è inevitabile nel momento in cui lavorando ti scordi di proteggerti e quindi succede che ti contagi. Si parla anche di tanta solitudine, no? In corsia o comunque al pronto soccorso e soprattutto dei pazienti magari anziani, ma anche molti giovani che effettivamente vengono isolati, non hanno il contatto con la famiglia, quindi soffrono molto la solitudine, oppure di chi Sì. praticamente si spegne in un letto d'ospedale senza poter avere un abbraccio da casa. Questa è la parte più triste per noi. Infatti, allora, attualmente concediamo a un paziente di vestirsi con i dispositivi di protezione e di vedere, di far visita, diciamo, a un paziente se in condizioni critiche. Però comunque di base i pazienti muoiono soli. Magari riusciamo a fargli fare una chiamata, ad avere un contatto con il parente, però la cosa triste è questa, che anche a pensarlo per un mio familiare, che comunque i miei familiari sono a Benevento, sono a Bucciano anzi, è una cosa triste sapere magari di un papà o una mamma in condizioni gravi e non poterle vedere.
Tu quindi ti colleghi con i tuoi, immagino, via Skype, fate le solite Sì, videochiamate, no? ci sentiamo spesso, sono tutti in ansia, però io sono più in ansia per loro che per me, perché ormai diciamo che quello che doveva essere per me credo che sia stato, poi non lo so, speriamo bene. Un medico, insomma, questo ci fa piacere, sei veramente, diciamo, un bel esempio anche per noi sanniti, insomma, di un cervello Grazie. in fuga, perché venite definiti così, perché se andate, insomma, altrove per lavoro. Grazie e comunque ci tengo a precisare che mi fa piacere che sia stata data a me la possibilità di raccontare ad un giornale locale, mettiamola così, la mia esperienza. So che ci sono tanti altri miei colleghi come me al mio posto che fanno altrettanto il loro lavoro e io parlo anche per loro, naturalmente. Dottoressa Milena, che cosa porterai dentro di te dopo questa esperienza così traumatizzante, terribile, ma anche Te piena di, penso, di affetto, no? lo saprò dire tra qualche mese, probabilmente che si vedranno i risultati di questo trauma subito, però credo tanta forza e tanta consapevolezza del mio lavoro, ma anche dell'animo umano, della vita. Quando tutto sarà finito, quando potrai uscire di casa in maniera normale come tutti noi, la prima cosa che vorrai Sì. fare? Cos'è che desideri proprio tanto? Vado ad abbracciare il mio nipotino che è appena nato da un mese. Auguri. Grazie, farò quello. Questo. E penso a questo punto, da medico, soprattutto di frontiera, che insomma a Bergamo sappiamo che praticamente c'è una situazione forse tra le più drammatiche che Sì. possiamo raccontare. L'appello a chi è a casa, perché dobbiamo continuare a tenere duro, insomma, a stringere ancora un po' i denti. Sì, voglio dire proprio questo, che qui stiamo iniziando a vedere dei risultati e se li vediamo è perché le persone stanno seguendo le normative indicate dal governo. Io prego di continuarle a seguire perché altrimenti tutto sarà vanificato e ci troviamo nella stessa situazione di un mese fa, 15 giorni fa. E noi non possiamo aiutare tutti. Quindi bisogna Quindi mi restare raccomando, a casa. Grazie, state a casa. Questo. dottoressa Giuliano, grazie, in bocca al lupo e veramente buon lavoro e grazie ancora per Prego. tutto quello che fate. Grazie.